Marsiglia il 44esimo campionato nazionale di ruzzola individuale 2021 organizzato dalla WISP e dalla USD Ruzzola Mondolfo. L'evento, realizzato con il patrocinio dei comuni di Mondolfo e San Costanzo, si svolgerà sabato 17 e domenica 18 luglio e vedrà la presenza di oltre 130 giocatori provenienti da ogni parte d'Italia, di cui una trentina marchigiani, regione in cui il gioco della ruzzola ha una tradizione generazionale. Per promuovere lo sport, questo gioco popolare di antiche origini, ma anche per promuovere i nostri territori. Quindi come amministrazioni comunali siamo contenti di ospitare questo 44esimo campionato nazionale e sarà un momento fondamentale anche per avere tante persone da fuori a visitare il nostro borgo e a conoscere le nostre bellissime colline. Come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare il campionato nazionale di ruzzola individuale qui nel nostro comune e per questo ringraziamo in maniera particolare l'USD Ruzzola Mondolfo che ci ha dato una mano in tutta l'organizzazione e speriamo che questi due giorni sia molto bella e porti parecchia gente anche nel territorio. Un momento in cui sport e promozione del territorio si uniscono sotto la stessa bandiera. Nei giorni 17 e 18 luglio i due comuni vedranno i migliori giocatori di ruzzola sfidarsi in via Vincaretto e via Tomba a San Costanzo ed in via Monte Ciappellano a Mondolfo. Domenica 18 alle ore 17 poi sarà il momento delle premiazioni. Le due giornate si svolgeranno in questo modo. La mattina ci saranno quindi le iscrizioni proprio materiali, che quindi i giocatori verranno a Sol Fanuccio nella frazione di San Costanzo, poi a parte quindi saluto dell'autorità importante, tutto quanto per farci sentire vicini, poi alle 15 inizierà la prima gara di qualificazione perché saranno due manche, quindi una il sabato pomeriggio e una la domenica mattina. Poi, mentre le giurie si daranno da fare per fare tutti i vari conteggi, per determinare i 10 atleti che sia nella categoria A che sia nella categoria B avranno raggiunto la finale. Nel pomeriggio di domenica ci saranno le due finalissime e poi dopo le premiazioni con i saluti di rito, come succede ogni campionato. Siamo molto orgogliosi di ospitare anche a San Costanzo questo torneo nazionale. Tra l'altro l'USD Ruzzola Mondolfo non è nuova ad manifestazioni organizzate nel comune di San Costanzo, ricordo una fra tutti anche quella del gioco del formaggio che solitamente si gioca nel mese di febbraio, quindi c'è già una buona collaborazione con questa associazione che porta questo gioco tradizionale che tra l'altro lega più generazioni. Invito anche i curiosi a partecipare perché sono zone particolarmente belle e panoramiche del nostro territorio.